The best thing you can do is fight with all you've got. That was a good game. Yeah. quello che avete visto ovviamente non è un trailer di The Witcher 4 perché sì, non sono ancora usciti, indubbiamente però dietro questo titolo c'è davvero tantissimo hype e c'è che dirlo, eh, CD Projekt ha annunciato che è davvero in eh, procinto di sviluppare eh, The Witcher 4 subito dopo l'uscita di eh, Cyberpunk 2077, questa notizia era già trapelata, pensate a ben due anni or sono, quindi Molto prima dell'uscita di Cyberpunk 2077, nella quale CD Projekt diceva: Beh, sapete cosa? The Witcher potrebbe tornare. Due mesi fa, l'annuncio con una semplicissima, piccolissima immagine, e ovviamente tutti siamo eh, ci siamo scatenati. È una serie importantissima, i libri, serie tv eh, amatissime. Il mondo giocatissimo, bellissimo, eh, importante. Insomma, un mondo fantasy come si deve. La vera domanda è. The Witcher 4, hmm, anche se non abbiamo trailer, anche se non abbiamo assolutissimamente niente, siamo senza indizi, non abbiamo idee, indicazioni di dove CD Projekt vuole andare? La risposta è assolutissimamente e totalmente. No, perché ci sono state notevoli chiacchierate, tante hanno voluto dire la loro, la community si è scatenata e la stessa CD Projekt si è scatenata in alcuni interventi per quanto riguarda questo nuovo titolo. Per cui, occhio ai dettagli, entriamo in The Witcher 4, perché sappiamo già un bel po' di cosine. Benvenuti su The Puff Gaming. E partiamo con l'immagine che ha scatenato tutto questo, e cioè questa semplicissima immagine. Alcuni però non si rendono conto che quello che stiamo vedendo è sì un ciondolo di uno strigo. Ma non è il lupo del nostro Geralt di Rivia, sembra più una specie di volpe. Quindi di che cosa dobbiamo parlare? Beh, The Witcher 4 seguirà le vicissitudini di Geralt di Rivia e Siri? La risposta è. No, CD Projekt l'ha già confermato in più e più occasioni, sebbene venga chiamato The Witcher 4, questo non vuol dire che abbia a che fare con il nostro Geralt di Rivia e la nostra uh, Siri, ma potrebbe raccontare qualcosa di completamente, totalmente diverso, magari una storia parallela, una storia che um, noi sappiamo non è stata neanche raccontata nei libri, ma su questo punto ci torneremo. Un pochetto più avanti, perché anche qua le notizie sono belle cicciose. Insomma, la CD Project, e eh, anche lo stesso autore di The Witcher l'hanno detto, la serie di Geralt di Rivia e Siri. E bloccata e finita The Witcher era una trilogia sebbene questo verrà chiamato The Witcher 4 ha a che fare con un nuovo capitolo una nuova storia magari che porta anche avanti la storia eh, e intravederemo qualcuno della storia che noi abbiamo amato ma Udite, udite, si sì, è già confermato al 110% che non ci sarà il nostro Geralt Derivia. Al massimo ci saranno delle comparsate dei personaggi che abbiamo amato nella saga e che qualcuno gli sta dando una mano. Perché non è tutto. È solo farina del sacco di CD Projekt ma c'è pure di mezzo lo zampino dell'autore di The Witcher. L'autore di The Witcher è Andrei Zapkowski. Scusate. Le... <ride> La mia, la mia bruttissima pronuncia, però obiettivamente lui che ha dato la vita a, a appunto la saga di Gerald e, e Siri, che poi è stata eh, trasposta anche nella bellissima, a mio parere, serie TV. Allo stesso tempo, eh, se voi avete giocato a The Witcher, tutti e tre vi sarete accorti che sono un pochetto distanti, molto simili al racconto, ho detto simili, ma allo stesso tempo gli autori si sono presi importanti um, libertà narrative, di raccontare e modificare alcune questioni varie ed eventuali, si sono soffermati sui punti cardine della storia uh, tra i personaggi di come essi si relazionano, ma in altre circostanze, soprattutto in certe vicissitudini, esse non sono raccontati nei libri di uh, Sapkowski. Okay? Allo stesso tempo, quindi portare un The Witcher, voi vi chiederete... ma da dove l'abbiamo cicciata fuori questa, uh, questa storia? Eh, beh, non è presente nei libri... e allo stesso tempo non verrà probabilmente... mai neanche eh, esposta al pubblico... però sappiate una cosa... non è che The Witcher 4 esce fuori dagli sviluppatori di CD project perché hanno detto... e eh, sapete cosa? Vogliamo farne un altro... no, eh, la notizia certa... È che la relazione tra CD Projekt e l'autore di The Witcher si è fatta ancora più stretta. Infatti a dicembre 2019 è stato, aggiunto, è stato eh, raggiunto un nuovo accordo tra appunto queste due parti nella quale si consolida e rafforza il rapporto tra l'azienda e l'autore di The Witcher. La citazione più interessante di tutta eh, l'intervista eh, è questa l'accordo conferisce nuovi diritti alla società e riafferma il titolo esistente di proprietà intellettuali di The Witcher nello sviluppo di videogiochi, graphic novel, giochi da tavolo e merchandising. Detta in parole povere, eh, l'autore ha dato carta bianca a CD Projekt per poter utilizzare al meglio l'immagine, il mondo che abbiamo conosciuto ma non c'è solo questo, perché sembra appunto che CD Projekt abbia detto noi ne vogliamo fare un The Witcher 4 che non abbia a che fare con Siri e il nostro Geralt ci puoi creare una storia che magari noi possiamo portare solo e solamente per il nostro videogioco? L'accordo è stato raggiunto. Ed ecco quindi del perché nasce The Witcher 4. Ed ecco quindi del perché sono comunque ehm, convinto che la storia non sia campata in aria. Non, se, ok? Alcuni hanno pensato subito a un, a un susseguirsi delle vicissitudini dei nostri due personaggi, ma appunto questo non avverrà. E alcuni hanno detto: E quindi su che, con che cosa giochiamo? Ma il mondo di The Witcher è ampio, gli strighi sono tanti, vari ed eventuali, le storie che si possono raccontare su questo mondo sono tante, varie ed eventuali. Certo è che non ci si può inventare di raccontare qualcosa su questo mondo se non se ne capisce la natura. E chi è il migliore che ne capisce la, la natura e cosa ci può essere se non lo stesso autore? Voilà, fiocchettamento perfetto. Un'altra cosa su cui sicuramente voglio soffermarmi è che CD Projekt lascia completamente il suo motore grafico, che ricordiamo in The Witcher 3 è stato molto apprezzato su cyberpunk 2077 ha avuto notevoli problemi appunto lascia il suo motore grafico per appunto andare nella real engine 5 stringe un accordo con epic game e eh, appunto decide di utilizzare il suo motore grafico per i giochi futuri e avvenire questo lo possiamo vedere essenzialmente in due modi belli differenti il primo quello che è successo con cyberpunk 2077 ha dimostrato che avere un motore grafico proprietario e sì buono ok come è successo in The Witcher ma se poi non si è in grado di portarlo avanti se poi il motore grafico fa un po' il cavallino pazzo all'improvviso e quindi ci deve essere un costo di gestione sviluppo e utilizzo di essa voi comprendete di come i costi per creare questa, questa base grafica per i nostri videogiochi è ampia e importante insomma un costo non da poco considerando che poi city project fa essenzialmente due videogiochi ogni cinque anni Circa meno quasi, dai facciamo 6. Insomma, comprendete che quindi mettersi lì ogni volta e poi farlo girare su PlayStation 5 e poi su PlayStation 4. E devi farlo da, stesso, da un altro punto di vista. E ma per il PC non va bene fare il porting per cui gli devi dare un motore proprietario tutto l'oro. E ma c'è la possibilità di ma mia nonna, comprendete? Che è molto meglio, senza ombra di dubbio, andare da Epic e dirgli Epic. Scusa, abbiamo fatto schifo. Con il nostro modo di gestire Cyberpunk 2077 perché lo stavamo portando su due piattaforme e quindi non siamo riusciti a gestirlo al meglio, non l'abbiamo compreso, non l'abbiamo utilizzato. Per piacere, da... per piacere, assunti palettoni di soldi, immagino, abbiamo bisogno della Real Engine 5. Detto. Fatto, questo, però, per alcuni player vorrà dire che forse per il mondo PC, guardate bene, solo per il mondo PC il titolo potrebbe uscire non su Steam, ma bensì su Epic. Un'esclusiva per Epic potrebbe essere valida, ok, abbastanza interessante. Certo è che per il mondo PC non cambia molto, sicuramente arriverà anche per il mondo console. Perché tagliarsi una parte importante di pubblico e per tutti quelli che si lamentano, che probabilmente il titolo non uscirà a sostema, io dico. Chi se ne frega? Essenzialmente l'importante è che gli sviluppatori riescano a tenere magari un po' più basso il costo, abbiano il supporto da parte di Epic su come devo utilizzarlo e quindi riducano eh, stress, ansietà oppure ottimizzazioni varie ed eventuali e che quindi poi si buttino immediatamente a concentrarsi sulle cose importanti di questo titolo. Storia, gameplay. Trama, grandezza, gioco di ruolo in sé per sé, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, a mio modo di vedere, questo cambio, il, uh, questa, questo cambio appunto di uh, motore grafico è cosa buona e giusta. E come ultimo, ragazzi, andiamo a confermare ancora di più il fatto che eh, essenzialmente questo The Witcher 4 non avrà niente a che fare con il nostro Geralt di Rivia. In questa immagine si vede ancora più chiaramente il medaglione del nostro Geralt e vediamo che l'altro medaglione è molto, molto differente. E ha forma, io ho detto di volpe, scusatemi, è in realtà una lince. E se voi andate nella wiki, nella pagina wiki ufficiale di The Witcher allora è stata aggiunta una voce con suo scritto Links uh, School. Non si sa chi l'abbia aggiunta, una cosa è certa, e lì è presente, su libri non c'è, ma potrebbe essere che qualche curatore o magari lo stesso autore l'abbia uh, messa ed è molto probabile che, appunto, in quelle pagine di wiki potrebbero emergere alcuni dettagli importanti. Di un'altra scuola di The Witcher. Altra questione, eh, per quanto riguarda eh, Siri, io vi ho già detto che appunto potremmo parlare di un'altra scuola, ok? Di un altro The Witcher, magari in un altro regno che non ha niente a che fare con il nostro, ma obiettivamente si parla già di, un, de, di Siri e di come ha gestito. Um, sì, uh, le vicissitudini dopo uh, The Witcher 3, noi sappiamo che il The Witcher 3 ci permetteva dei finali vari ed eventuali e quello più buono, obiettivamente. E ci faceva vedere la nostra uh, Siri con la sua storia, che sarebbe sicuramente uh, continuata. Uh, potrebbe essere che The Witcher 4 uh, sia messo magari una ventina, una trentina d'anni subito dopo le vicissitudini uh, di The Witcher 3, oppure potrebbe essere una storia completamente e totalmente uh, parallela. Allo stesso tempo, però, gli sviluppatori non ci chiudono le porte in faccia per quanto riguarda il nostro Geralt di Riby. Infatti sembra che in The Witcher 3, il nostro strigo, abbia all'incirca 90 anni. Insomma, è un uomo dotato. Uh, sì, di una certa età, ma mm, capite che è, è comunque dotato di forza, possanza e sicuramente un 200 anni o un 160 anni uno strigo te li può tranquillamente vivere ed essere ancora nel pieno delle, delle sue forze. Appunto gli sviluppatori dicono, sì, state ben attenti perché il nostro strigo, quello che ha fatto e quello che voi andrete a vedere in The Witcher 4, non sarà completamente e totalmente slegato, potrebbe anche riemergere Geralt, magari non come personaggio giocabile, ma bensì come NPC che troverete ehm, in giro. Bisogna solo decidere e capire cosa faremo di lui dopo e nei suoi giochi successivi. Anche qui si apre una spirale ancora più importante, cioè che dopo The Witcher 4 è eh, Sicuramente molto propensa all'idea di continuare ad evolvere espandere questo uh, universo come dicevo all'inizio ok se hai la possibilità di avere un autore sotto che ti dice se vai a est incontri questa perché è legata a doppio filo con quello che abbiamo visto in questo e poi magari ha a che fare magari anche con qualcosa in più con le streghe e tutte le creature magiche e mitologiche che io ti posso mettere dentro il titolo oppure degli accenni Appena um, sì, abbozzati di alcuni regni vari ed eventuali le guerre um, e le ambientazioni fantasy così tu hai l'autore sotto, ti basta semplicemente, il motore grafico, ce l'hai perché te lo dà Epic. Ecco, ti basta semplicemente metterlo lì, puntare, creare, ampliare. Per quanto riguarda il gameplay, obiettivamente non c'è neanche lontanamente l'ombra di un'idea o comunque di un semplice tweet da parte degli sviluppatori. Niente di niente. Però aspettiamoci obiettivamente che il mondo non sia cambiato più di tanto. Che i nostri strego comunque magari ehm, avrà sempre la possibilità di utilizzare le magie. Ci sarà sempre una componente del gioco di ruolo, il titolo sarà sempre Open World, magari eh, ci saranno cose varie ed eventuali, come un supporto al multiplayer. Ormai questi titoli. Diciamo che potrebbero anche sposarsi molto bene con un'idea del genere. Insomma, fare un raid tutti insieme appassionatamente per un mostro estremamente potente potrebbe essere una cosa estremamente gradita ai videogiocatori. Per quanto riguarda poi il gameplay, come vi ho già detto, il titolo era buono, solido. Riportarlo, però, potrebbe significare quando il titolo uscirà, e cioè si ipotizza fine 2024 eh, capite che potrebbe risultare un po stagnante un po legnoso un qualcosa di già visto ecco su questo e molto altro dovremmo sicuramente ragionare Certo, è che hanno iniziato a far crescere una grande saga. Certo, è che CD Projekt, dopo i fallimenti, ha detto mia colpa, mia colpa, e ha cambiato direzione, soprattutto per il motore grafico. Eh, si è avvallata degli esperti, dicesi l'autore di The Witcher, e quindi sta cercando senza alcun dubbio di andare avanti con le sue forze nel suo universo. E sono davvero molto curioso di sapere che cosa ne sarà. Cosa ne sarà? Non lo sappiamo. Una cosa è certa: tra non molto, si spera, arriveranno nuovi uh, trailer, nuovi tweet, nuovi annunci su questo titolo. E io cosa vi posso consigliare? Ma vi posso consigliare solo di rimanere qui sul canale, ragazzi. Vi basta un like, un'iscrizione. E noi ci vediamo in un prossimo mega video. Mm. The Witcher 4. Non chiamatelo The Witcher, così dicono gli sviluppatori. Per cui, boh, come lo chiameremo? Eh. Anche il titolo di questo videogioco potrebbe riservare sorprese. Alla prossima. Ciao.